cominciava 2 o 3 giorni prima a far. E 2 o 3 giorni dopo. E 2 o 3 giorni dopo. Perché prima c'era il triduo, poi c'era la festa, poi il giorno dopo della festa c'era la festa dei reduci della guerra, che si andava con Solino, sempre con suo padre Mansueto. Poi il giorno dopo faceva la festa degli emigranti, perché allora quasi tutti andavano ancora in Svizzera a lavorare. Quindi cominciava 3 giorni prima la festa religiosa e anche in casa, dicevo, perché le donne andavano tutte al forno a fare le torte, perché non c'erano ancora i forni, quando eravamo ragazzine noi non c'era ancora il forno in casa. C'era il forno del panettiere e si andava tutti là a turno a fare queste torte. Il forno del Guido, come si diceva. Era la torta come facciamo adesso, torta di mele, ma senza le mele. Farina. Tipo panettone, tipo lunghe di sia il panot, però era quella torta lì. Gli ingredienti sono ancora quelli che facciamo adesso alla festa della castagna, solo che non c'erano le mele. Per portare la statua di Sant'Agata, una domenica o due anche prima, si metteva l'incanto, chi offriva di più la portava. Non è come adesso che quasi si fa fatica a portarla, perché... E allora facevano così, si mettevano magari d'accordo e chi offriva di più... Aveva l'onore di portare la santa. Sempre donne, le donne. Ragazzi o anche donne sposate, ma sempre le donne. Sempre donne, sì. Si davano il cambio, perché facevano magari 4 fino lì, poi 4, magari anche in 12, però sempre le quando donne. Facevano sto incanto, magari si faceva prima i gruppetti, magari il gruppetto delle ragazze o quelle sposate, dopo chi offriva di più, ma se comunque donne, sempre donne. Alla mattina c'è la tradizionale processione che parte dalla chiesetta di San Carlo per arrivare alla chiesa parrocchiale di Sant'Agata, e la processione con tutta una serie di arredi liturgici antichi, quindi croci, stendardi, cilostri e altri. E alla mattina partiva sta processione. All'inizio c'erano con sul pane bianco, che portavano le candele e le torce. Poi c'era, all'inizio c'erano i confratelli, finché c'erano i confratelli, se no anche adesso ultimamente di solito la crosone lo porta, prima lo portavano l'ultimo che si era sposato. Ah, si partiva da qui a San Carlo, qua sotto, e poi è sempre stato uguale, si andava fino in fondo al paese, in fondo, verso il cimitero, e poi si tornava su alla chiesa. Tutti in processione, tutti insieme. Ah, poi che c'era anche una volta, di cui faceva parte anche mio papà, c'era un gruppo di confratelli. C'erano i confratelli, sì, che avevano una divisa, praticamente mettevano su un camice bianco con sopra una mantellina rossa, come c'erano le figlie di Maria, di cui facevamo parte e ci facevano messa, perché noi non potevamo andare a messa senza il foulard. Perché io avevo una nonna che era inquadrata su quello, e poi ci fa qua dopo la comunione ci mettevamo sopra il foulard, era un altro foulard di tela bianca grande, quadro, con tutto il pizzo tutto ricamato intorno, che si metteva in testa praticamente. Poi c'era cominciava con un crocifisso grosso, che è il più grosso che c'è dentro, dorato, e lo portava un uomo. Con due cifolari. Poi partivano questi stendardi. Prima c'erano i Luisit, come dicevano, che erano, i ragazzi. Che avevano un coso azzurro come un abito, perché allora avevano la divisa, c'era un coso bianco sotto come un scialetto sopra azzurro, che erano questi San Luigi, e portavano quello con gli altri. Anche loro con i 2 cipolari. Poi c'erano le figlie di Maria, che quelle erano le ragazze che avevano appena fatto la comunione. Sì, per quello piccolino azzurro. Quello piccolino azzurro, anche loro con a fianco stessi. Poi c'erano le varie, ancora 2, allora ce n'erano ancora anche 3 crocifissi con i soari cipolari che portavano le donne. C'era sempre una cosa in mezzo, o stendardo, o crocifisso con alato. Sempre qui. Prima c'era sto stendardo della Sant'Agata, quello bello che adesso hanno rinnovato.
poi la, i preti che erano preti sempre, che ce n'era sempre 6 o 7 ai tempi, e poi la santa, poi c'era la santa con al lato i 6 candelabri, e poi c'erano tutto, persone, tutti quelli che non avevano niente, quelli che non portavano niente. Poi all'inizio si cantava l'inno, all'inizio della processione. Dopo si arriva in chiesa, ci sono i 12 kirie, prima della si ferma la statua, prima del, e c'è il pallone, il prete canta i 12 kirie, poi si incendia il pallone, simbolo del martirio. E poi inizia la messa. Fin da quando, dai miei ricordi, comunque la chiesa era sempre stracolma, che la gente, dove metà era in piedi perché non ci stavano. La nostra chiesa lo sai che è grande. Eppure le persone arrivavano, tantissimi da Verbio. Sant'Agata è una festa che è sentita molto dalle donne, per appunto per la protezione del seno, come dicono. Quindi anche si arrivano, diciamo, anche se arriva tantissima gente da fuori per la festività, la maggior parte sono donne. Poi alla fine o al pomeriggio c'è il bacio della reliquia. L'inno di Sant'Agata si ripete 2 o 3 volte al mattino in processione, a messa, e anche alla benedizione, e anche vespri, la benedizione. E dopo finita quella religiosa, si comincia un po' quella pagana. E dopo la sera c'era l'abitudine che si andava, se non erano sempre qua in queste 3 osterie qua, no? Che suonavano, si andava là un po' a ballare, fanno un po' di compagnie, ma se trovava tutti un po' di compagnie, era in scimbo. Come quando fa il capannunchilo che andai fino alla sera suonasci, se divertisci. Sentia cantare. Ah, poi cantavano sempre una volta. Adesso se ti sentono cantare ti schietto, sei matto. Le famiglie, io mi ricordo, le nostre donne lo sai che non sapevano neanche che esisteva il bar. Non si poteva andare nei bar allora, come facciamo adesso. Era l'unica sera che andavano al bar col marito e tutta la famiglia. Si stava lì a guardare perché ballavano magari fino alla 1, alle 2, alle 3. Si ballava perché arrivava un po' di musica, ma anche lì dal Sist. Ma c'era piena la era piena strapieno dentro di gente, in più piena tutta la strada. Poi c'era l'altro sopra, il Guido. Era tutta piena, tutto pieno anche fuori dappertutto. E anche dentro la Rose. Era una cosa, ma ci ha sempre tenuto tantissimo tutti. In quel giorno lì di Sant'Agata, anche le nostre mamme che non uscivano mai ad andare al bar, guai, quel giorno lì si andava con tutta la famiglia. Andavano a prendere il posto proprio, perché sennò era pieno, perché immagino che eravamo ancora ai tempi, l'unico giorno persone. Dell'anno che le donne andavano lì nelle osterie che c'erano, ce n'erano 3. Si cantava, si suonava, fisarmoniche, si ballava e poi si beveva il classico vino bianco dolce, perché le donne, era la festa e loro sempre, me lo ricordo, vino bianco dolce, che quella sera di Sant'Agata a fiumi si beveva. E praticamente anche in strada non potevi più muoverti, perché le osterie erano quelle, la gente era quella, era tutto un spingersi avanti e indietro, no? Però era bellissimo, perché era proprio la gente, parlavi con tutti, no? Diciamo, c'era un clima familiare che era delle sere. E dopo, ecco, qua a Tremenico c'era l'abitudine dopo, che anche il giorno dopo facevano festa. Il giorno dopo di Sant'Agatini, Gresie, era la festa dei reduci praticamente. Si trovavano tutti quelli che erano stati in Germania durante la guerra mondiale e facevano festa tra di loro, no? Ma anche lì andava fino alla notte fonda. E il giorno dopo erano quelli che erano... che lavoravano in Svizzera, si trovavano quelli, anche quelli, cioè era tutta una settimana, diciamo, che da Sant'Agata per 2 o 3 giorni tutta la gente, maggiormente gli uomini, però si trovavano un po' tutti anche nell'osteria a festeggiare, a parlare del più o del meno, si faceva proprio una festa in amicizia. Ecco. No, io ho vissuto la Sant'Agata un po' più recente, quella dove
è stato realizzato per tanti anni il tendone sotto il vecchio municipio, e un tendone molto grande che è stato, diciamo, veniva organizzato dalle associazioni del paese con la parrocchia, e venivano organizzate all'interno di questo tendone una serie di iniziative musicali, culturali o di altro tipo per numerosi giorni. Negli anni si sono aggiunti sempre più giorni e sempre più divertimento, e quindi si sono fatte feste davvero importanti, anche imponenti, anche per la gestione, che però sono piaciute moltissimo e che ci ricordiamo tutti con molto divertimento, con molta felicità, insomma.